su due cuori una K. Yeah! E benvenuti qui nella nostra cucina di folli schizzati virtuale. Come se non bastasse la normale citazione, oramai ci ha preso il trip di assaggiare i caffè e ce li facciamo mandare dai siti. E quindi si nota che vi stai bevendo più caffè, si nota. Se vi state chiedendo perché io sia più schizzata del solito, la risposta è questa. Un'altra azienda con cui abbiamo chiesto noi, lo chiediamo noi perché nessuno si propone, di collaborare è il sito capsule.it. Premetto, io sono quella delle premesse, ricordalo sempre, la collaborazione non significa che ci hanno pagato, significa solo che ci hanno mandato 3 pacchi di caffè da provare. 3 pacchi di caffè contenenti ognuno, vi dico subito, perché 16 capsule, e quindi noi ve ne parliamo. Le capsule che ci sono arrivate sono questo, che sono della linea Leon d'Oro, vi dico proprio tutto, naturalmente noi vi parliamo di compatibili dolce gusto, aroma Leon d'Oro, 16 capsule compatibili con macchine del caffè Nescafè dolce gusto, marca 3 Venezie Caffè. Il decaffeinato, 16 capsule compatibili, sempre 3 Venezie, ed è questo blu. E poi arabica di San Marco, sempre 3 Venezie, e sono caffè, e questo è un caffè made in Italy. Qua è specificato sulla confezione. Ho deciso di collaborare anche con capsule.it. Perché volevamo il caffè gratis. No, perché è un sito dove le capsule non costano tanto, le spese di spedizione sono basse perché sono 5 euro e oltre gli 80 euro diventano, per ordini superiori a 80 euro diventano gratuite. Quindi risparmio con la compatibile c'è. Ma a noi questo interessava poco, perché a noi interessava trovare un caffè buono, un caffè che fosse buono. E lo abbiamo trovato? E qui tra questi c'è un gioiello. Allora, veramente? Sì, ce ne sono 2 buoni e un gioiello. Innanzitutto vi dico che più o meno i costi, per esempio per un 100% arabica, si aggirano su 384 capsule 60 euro, quindi non sono cari, no? 16 centesimi a capsula. 16, solo se 16 centesimi. Quindi i prezzi ci sono sembrati validi. Bravo. Adesso vi parliamo dei vari caffè. Questo è il San Marco Made in Italy, di questo ve ne parla Gabriele perché è lui che ne ha bevuto più di tutti. Sì, devo dire che il gusto è ricco, corposo, è abbastanza cremoso, esce abbastanza cremoso, è robusto. E assomiglia all'espresso della Lavazza. Brava, brava. Sì, come vero, caffè. Vero, vero. Accorpabile, come diciamo, come range di sapore, l'espresso e la Lavazza, ed è un buon caffè. Io questo lo accompagno bene o con una macina o con un ritornello. Benissimo. Ragazzi, il caffè è buono, naturalmente qui è questione di palato. Per esempio, a me quello è piaciuto, ma però non è che mi ha fatto forse impazzire. Per te. Non lo so, non l'ho trovato so. Troppo freddo al palato. Freddo. Invece uno caldo, devi fare la linguetta, un caffè più armonico in bocca, uno caldo e avvolgente. Ragazzi, questo è il caffè più buono che io abbia mai assaggiato. Fallo vedere. Tra tutte le gamme di caffè in gamma che ho provato, quelli della recensione precedente, tra questa recensione, questo è un caffè. E anche quelli futuri, per non ce n'è più per nessuno. Per intenderci, io il caffè come lo bevo? Ne bevo un sorso e do la tazzina a Gabriele. Ah, vabbè, e allora giusto? Ti puoi bere anche a Fantua. Questo lo bevevo tutto io. Lui arrivava. Vero, me lo ricordo questa cosa. Arrivava e mi diceva il caffè, e io gli dicevo l'ho bevuto tutto. Perché è buonissimo, è un accordo armonico in bocca che è spettacolare, è l'aroma Leon d'Oro delle 3 Venezie, e questo con la capsula marroncina è una miscela deliziosa. Se vi piacciono i caffè pieni, ricchi, tostati ma non amarissimi, dolci ma non che sanno di acquetta lurida, perché quelli dolci di solito di quello sanno, questo è buonissimo, intenso, vellutato in bocca,
buono, 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 dolcificato, prende proprio l'aroma del caffè dolce e buono, non esce un gusto metallico, esce un gusto tondo, pieno, vellutato, avvolgente, molto molto buono. Sa di roccia quella là col muschio di sopra, no, no, appena è buonissimo, bagnata. È buonissimo, non è troppo amaro, non è metallico, è veramente il caffè migliore in assoluto che da macchinetta a capsule io abbia mai provato, ma anche da macchinetta a polvere libera, devo essere sincera, è proprio buono sto caffè, buonissimo. Da scusa, ultimo, ma non ho capito, ma ti è piaciuto sì o no? Decisamente. Bene. Da ultimo, quindi se la casa produttrice me ne vuole mandare un'altra cofanata dopo tutta questa pubblicità che sto facendo, che manco mi avessero mandato, veramente, chissà veramente, cosa, mandate sei, perché sei... mi è piaciuto. Guarda, allora... dovrebbero dare invece del coso, del piattino da sommelier, qua la tazzina, il, no, piattino, il piattino da mendicante, piattino sto da scherzando mendicante. Ovviamente anche nei confronti dell'azienda, a onor del vero, è buonissimo, che cosa devo dire? Bene, poi? Poi devo essere sincera, io sono contenta di fare queste recensioni perché se si possono premiare dei siti che vendono prodotti buoni e se soprattutto possiamo risparmiare fregature, chi è dall'altra parte, perché no? Questo è fantastico. Allora, quello è buono, ma questo è fantastico. Per chi non può bere il caffè, il decaffeinato, perché ne so, aritmie, sono ipertesi, non gli piace, lo vogliono bere di sera. Di sera? E gli viene l'insonnia. Il decaffeinato. Tu che ne pensi di questo? A te non è piaciuto tanto? Ma a me i decaffeinati non mi piacciono, perché io, grazie a Dio, anche se mi bevo un bel caffè la sera, poi riesco ad andare a dormire. E invece io devo dire una cosa su questo, che è una cosa del tutto gusto personale. Noi eravamo rimasti con l'azienda, che se un prodotto non ci fosse piaciuto non l'avremmo suggerito, quindi eravamo liberi di non farvelo vedere e l'azienda aveva detto ok. A noi i decaffeinato in generale non ci piacciono, giusto? Però questo non mi è piaciuto, cioè mi è piaciuto non in funzione di decaffeinato, sì, ma sì, per sì. Il sapore che ha. Mi ricorda moltissimo... La tua nonna? No, veramente la tua nonna? No, anche no, a me ha ricordato la mia nonna. La nonna. Perché sa di orzo? No, perché sa di polvere, no, di vecchio. No. Mi ricorda. Sta di orzo? Sta zitto! Mi ricorda, come non la mia nonna, ma mi ricorda il caffè che faceva la mia nonna con la caffettiera napoletana. Ah. E mia nonna però nella caffettiera napoletana non ci metteva il caffè. E che ci metteva? Dai, ci mette... No, no, non ci metteva... Non pensate a cose strane. Ah, ecco perché nella tua famiglia siete strani. No, ah, ah. No. Questo caffè decaffeinato ha un buonissimo retrogusto di orzo ricco. È come farsi un buon caffè, ma ricco, no? Quell'orzo lento. Un buon caffè di orzo ricco, come fatto con la caffettiera napoletana. Mia nonna aveva questo pezzo, farsi il caffè d'orzo con la caffettiera napoletana. Faceva un ristretto d'orzo. Ho capito, vabbè, cose della guerra sicuramente. Vabbè, anni fa. Ed era buonissimo e questo mi ricorda quel caffè. Ho capito. Quindi se vi piace un gusto molto tostato, tendente appunto al sapore dell'orzo, quindi un caffè sicuramente più debole di un'arabica forte, ma che comunque vi accompagni e non vi faccia perdere il gusto di un caffè, questo decaffeinato prendetelo in considerazione. Come si chiamava tua nonna? Pina. Quindi lo chiameremo il caffè di nonna Pina. Capsule Pina, le capsule, no, Pina. No, si chiama, non deviare, cretinozzo, si chiama... Tua nonna lui. Vestiva sempre di blu? No. Ah, però aveva gli occhi blu. Si chiama aroma decaffeinato. Metti la foto così non si confondono, insomma. Mettiamo la foto anche della nonna Pina. No, la nonna Pina era una gran nonna. Bene, quest'altro sito ci è piaciuto. Se conoscete altri siti a cui noi possiamo bussare e grazie al canale ottenere delle cialde per provarle per voi, fatecelo sapere. Ma noi non siamo egoisti. Tempo fa, con la recensione precedente, vi avevamo detto che vi mettevamo un po' di cialde da parte per regalarvele poi a Natale. Poi il geniaccio qua ha pensato, ma da qui a Natale non scadono? E effettivamente io ho detto, oh, forse è vero. E allora abbiamo pensato di ottimizzare e regalarvele ora.
Quindi, giveaway cialdoso, lasciate commenti qua sotto, unica regola, essere iscritti ai miei tre canali, Ombretta, Due Cuori, Una Cappa e A Te per Te. Anche all'Inps, iscrivetevi. Email, va bene, tutti quanti. E riceverete questa busta di 2, 4, 6, 8, 10, 12 cialde. Al prezzo di? Niente, in regalo. Vi mandiamo queste 12 cialde da provare, che sono le cialde che racchiudono tutti i campioni che abbiamo provato in questo mini tour di due recensioni. In bocca al lupo a tutti, quindi occhio al caffè. Per gli altri, andate a guardare questo sito se vi interessa il caffè. Mi raccomando, diteci se queste recensioni vi piacciono o non vi interessano, perché in caso noi stoppiamo, non è un problema. Vi prego, se non vi piacciono, ditelo per favore. Che lui non è contento, piace a me l'idea di fornirvi degli strumenti di scelta su internet, perché capisco bene che se li chiede una persona qualunque dei campioni non glieli mandano, e quindi magari noi col canale, avendo un po' più di visibilità, siamo più ascoltati, diciamo così. Ringraziamo Capsule.it, anzi, per essersi prestata al giudizio di Due Cuori Una Cappa, e noi ci rivediamo sempre qui, mi raccomando, sulle vostre tavole. Ciao, ciao, con una tazzulella e caffè.